C'è chi parla di suggestioni, chi invece senza mezzi termini di miracolo. Sta di fatto che quanto accaduto domenica scorsa nella parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore in provincia di Salerno è qualcosa di straordinario. A raccontare durante la messa di quanto avvenuto ad una donna del posto è il parroco di San Michele Arcangelo, Don Giuseppe Perone. Andato sul sito del Dicastero per le cause dei santi e c'era il decreto della promulgazione del miracolo attribuito al Beato Carlo. Ho suonato le campane senza avvisare nessuno. Di solito quando arriva il suono delle campane è perché è nato qualcuno. Il primo messaggio l'ho ricevuto da Alessandro, mi ha scritto: Don, chi è nato? Ho detto: come chi è nato? Tu non sai niente che il Beato Carlo. Ha detto: ma tu mi stai prendendo in giro? Comunque abbiamo visto la notizia, era vera. E quindi anche lui si è accertato, e lui è molto amante dei fuochi, io sono contro un po' i fuochi, senza dirmi niente è andato a taverna a comprare una batteria. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora delle campane è suonata la batteria, è sparata la batteria e Paola, che in fondo era all'emporio della carità, e era con le stampelle. Appena ha sentito i fuochi ha chiesto: ma che è successo? E Paola gli hanno detto che il beato Carlo Acutis diventerà santo. In quel momento lei ha sentito un freddo dai piedi fino a tutta la persona e da quel momento non usa più le stampelle. È venuta a ringraziare il Signore e il beato. Il Signore e il beato Carlo per questa grazia ricevuta. Sono segni concreti dell'amore del Signore che ci ricorda attraverso i santi che senza Dio non possiamo fare niente.